parliamo di questo progetto femminile. È arrivata una sconfitta con 20 punti di scarto, c'è chi ve ne dava 70, ma penso che la cosa più importante sia lo spirito di coinvolgimento che si è creato. Beh, noi ci stiamo lavorando dall'anno scorso e non ti nascondo, sono abbastanza soddisfatto del lavoro finora svolto. Ho cercato di far così, di mettere un po' più di entusiasmo, di creare un numero maggiore di persone che ci possono effettivamente aiutare per raggiungere questo obiettivo. Noi dobbiamo migliorare i numeri, perché sono pochi i numeri. Se tu consideri che su 12 ragazze che hai convocate per la finalissima, queste 12 ragazze sono venute fuori da un numero proprio assurdo, ne abbiamo sì e no selezionate una ventina, ma questi sono i numeri. Io credo invece la Campania parla di altri numeri. La Campania ha tirato fuori 12 giocatrici forse su 100 ragazze del 2000. La cosa preoccupante è che formazioni senior non ce ne sono, attività giovanile sempre di meno. Probabilmente sì, è bene fare le rappresentative, è giusto fare gli spareggi, non ci possiamo neanche lamentare se poi andiamo a perdere contro una regione più strutturata, o no? Ma noi, io ripeto, abbiamo perso sul campo perché gli ultimi 3 minuti ancora stavamo lì 8 punti sotto, ce la stavamo veramente giocando. Non ce la facevamo più fisicamente, ma la partita fondamentalmente noi l'abbiamo vinta. Perché sì, magari vincendola sul campo saremmo andati a fare poi il torneo delle regioni, un'esperienza sicuramente bellissima. E qui faccio un piccolo appunto anche a chi progetta queste finali. Perché la Calabria, assieme alla Basilicata, assieme ad altre regioni povere, non possono partecipare alla festa danzante di Roma? Io credo che è giusto anche per queste ragazze fare le loro esperienze. Giocheranno magari contro la Basilicata, giocheranno contro magari il Friuli o altre regioni più povere, ma partecipano e addirittura facendo questa esperienza avranno più consapevolezza dei loro limiti e sicuramente torneranno con più voglia per migliorarsi. Abbiamo detto più volte, come discriminare la pallacanestro, serie A, serie B e eventualmente serie C? Ma indubbiamente, sono perfettamente d'accordo con te. Allora, progetti per il futuro, il coinvolgimento c'è stato in questi 2 anni, sia nell'anno dello spareggio contro la Sicilia, sia in questa stagione, tantissime persone coinvolte, c'è chi dice addirittura più dirigenti allenatori che giocatrici, però dovete fare qualcosa. Ma chi lo dice sicuramente lo dice perché magari, e mi fermo qui, non proseguo, più dirigenti, sono 2 ragazze che ci stanno seguendo e che stanno veramente, sono ragazze straordinarie, mi riferisco a Eleonora e a Lucia, conosciamo tutti Lucia Rossi di Locri e Eleonora Salerno di Rizzigoni. Ma non finisce qua, delle persone che veramente sono straordinarie per l'impegno, mi riferisco alla preparatrice fisica Roberta Vozza, perché noi cerchiamo, noi abbiamo qui gente di valore, però secondo me un po' la trascuriamo, un po' non ne prendiamo atto effettivamente che c'è gente di competenza. Roberta è andata a seguire anche momenti più importanti con le nazionali. E come Roberto c'è il medico Vincenzo Tripodi, che è una persona veramente straordinaria, preparatissima, di una competenza veramente che mi ha sorpreso. A parte un attaccamento, perché lui è, oltre a essere un dirigente, un medico e un dirigente, anche un allenatore. E quindi questo è anche il frutto, cioè, di gente che noi abbiamo la possibilità di migliorarci, perché ci sono le persone che possono darci veramente una mano d'aiuto e noi dobbiamo cercare di avvicinarle a queste persone. Oggi per esempio ho letto un post su Facebook di risposta a quello che aveva scritto il nostro responsabile del CNA, Pierpaolo Carbone, che è il coordinatore anche di questo progetto. Ha risposto Romana Pirillo in positivo, cioè lei ha scritto: facciamo qualcosa di più, magari proviamo a giocare di più, facciamo più partite. Ecco, questa è una cosa estremamente positiva, ha sentito questo bisogno, lo ha fatto. Romana Pirillo è anche quella lì che 5 anni fa poi mi ha chiamato a Reggio, perché io lavoravo in altri posti,
mi ha chiamato per allenare il suo gruppo, la sua squadra. Quindi il progetto continua, non si ferma qui? Assolutamente no, continua, però se c'è anche da parte delle società un aiuto maggiore. È inutile, sono 3-4 le società che operano nel settore femminile e francamente non devono guardare solo il proprio orticello, ma dobbiamo cercare di allargarci, se no altrimenti facciamo guerre tra poveri. Noi possiamo veramente far tanto, queste ragazze hanno bisogno di lavorare, ma di lavorare con un tantino più di attenzione, perché se noi avessimo messo, faccio un esempio, avessimo messo dentro tutti i tiri, il 10%, il 15% dei tiri sbagliati da sotto, noi ci giocavamo la partita fino alla fine. Contro la Campania. Insomma, in bocca al lupo per il futuro, sperando che possano anche nascere nuove realtà di basket femminile a questo punto. Sì, ma io ce n'è una che sicuramente la terrò d'occhio da ora in poi, perché quella è il RAC, allenata dal grande coach Carlo Vetere, veramente, che non vuole venire a fare il corso allenatori. Lo sto cercando di insistere che secondo me lui dovrebbe farlo. E poi prima in classifica, se non mi sbaglio, no? Assolutamente. È la sorpresa del campione di CSI. Facciamo l'in bocca al lupo a RAC Team e a Carlo Vetere. Alla prossima.